Epilogo finale del terzo torneo doganale di Ninfa, in campo Loca e la Graticola contro il Bar Ninfa per Loca. Contro il Bar Ninfa intanto c'è il tiro da parte di Laggiri, numero 3 Marco Lombardi, numero 12 Raffaele Ricci, palla ribattuta, c'è il gol invece, Nicolani la finta con il corpo, resta a terra, Autiero gli soffia il pallone, se ne vola solo, la finta con il corpo, prova la soluzione, ci ripensa, due tentativi, ancora Autiero, la palla messa in mezzo, il tiro sbilenco da parte di Giacobone, si salva, fuori. Pallone riconquistato dal Bar Ninfa, la soluzione da parte di Nicolani. Prova adesso ad aumentare la sua progressione, il tiro di Morelli di prima intenzione, defilato. Chiama anche i suoi compagni di squadra ad essere più presenti, Micera. Valere la sua versione. Parte il tiro Nicolani e c'è il gol del pareggio. Se ne va Laggiri, fa tutto da solo ma non beffa London. Subito che rimette in movimento Loca la Graticola. Sale anche Maracino, carica il tiro. C'è London, la risposta con i pugni. È un grossa ingenuità da parte del Bar Ninfa, c'è il gol. Finta con il corpo ancora Giacobone e c'è il tiro, allunga la sfera verso Laggiri, se ne va verso il centro, il tiro pericoloso, Zappaterreni se ne va da solo, ci prova Maracino, avanza, si gira, numero 4 Ricci, la risposta di London. Ricci, la finta con il corpo, la palla messa in mezzo, il tiro debole, scivolata, e Giacobone da solo contro De Jacobis, la finta e viene steso, parte Morelli e c'è il gol, il 3-1 per Loca e la Graticola. Gli soffia il pallone Zappaterreni, si invola a rete, vedre ancora ma Giacobone. Parte la rincorsa di Micera dopo il fischio, il tiro. Allora siamo all'epilogo ormai finali, proprio le ultime battute soltanto verbali. Abbiamo visto giocare una formazione ben disposta in campo, un 4-1, il doppio sigillo per Ugo Giacobone, denominato Uragano, l'hai fatto vedere anche in campo comunque la tua prestanza. Sì, è stata una partita dura perché i ragazzetti correvano tanto, ma siamo stati molto ma molto organizzati, già l'avevamo incontrati nei gironi e era stata dura pure lì, però oggi la voglia di vincere era tanta. Ecco, che differenza c'è tra quella partita giocata in fase di qualificazione e questa che era forse la più importante? Oggi c'è stata molta più cattiveria e molta più esperienza di loro, perché loro sono bravi, corrono tanto, sono ragazzetti, ma noi l'esperienza ha fatto la differenza. Ecco, un po' onore a tutti o c'è qualcuno da mettere in risalto? No, onore a tutti quanti, è stato un bel torneo, anzi io spero di rifarlo pure un altro anno, perché sinceramente mi sono trovato veramente bene e niente.